Ciao a tutti amici del mio canale YouTube e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi spiegherò come installare The Sims 4 al lavoro. Questo è un tutorial che mi è stato chiesto un sacco di volte e appunto oggi ne farò il video. Il gioco è uscito esattamente 6 giorni fa, quindi ho avuto tutto il tempo di provarlo e vedere che funziona, soprattutto è in italiano e non ha alcun problema, e appunto oggi vi spiegherò come installarlo. Prima di eseguire il tutorial mi raccomando di disattivare l'antivirus in quanto potrebbe dare fastidio durante appunto l'operazione di installazione. Ogni qualvolta che vogliate giocare ovviamente dovrete disattivarlo perché appunto se no vi andrà a eliminare un file DLL che renderà inutilizzabile tutto il gioco. Allora, detto questo, questa procedura è fattibile sia per chi ha The Sims 4 originale, quindi non vuole pagare solamente l'espansione, ma ha acquistato il gioco originale, oppure per chi come me ha tutto il gioco craccato, insomma, per chi l'ha scaricato sia il 4 sia l'aggiornamento per le piscine e gita all'aria aperta e sia The Sims 4 al lavoro. Intanto qui arrivano avvisi di tutto. Bene, allora, come vedete, questo è il collegamento di The Sims 4 al lavoro. Qui è in inglese, ma tranquilli, il gioco è in italiano. Allora, per prima cosa dovrete scaricarvi, dal link che vi metterò in descrizione, questo file torrent qui, The Sims 4 Get to Work Add-on Reloaded. Una volta scaricato questo, vi troverete dinanzi a voi questo file qui, ossia RLD Sims 4 GTW. Io purtroppo ho dei problemi con Demon's Tools e quindi non riesco a montare l'immagine, però sono riuscito a farlo lo stesso utilizzando WinRAR appunto per spacchettare il file. Una volta aperto, chi con Demon's Tools ovviamente si troverà davanti a questi file non appena montato il file, per chi invece come me lo ha aperto con WinRAR dovrà estrarre tutti questi pacchetti in un'altra cartella che io ho messo appunto qui nel desktop. Quindi, una volta che ci troveremo dinanzi a noi questi file, ovviamente ripeto, per chi ha Demon's Tools, una volta cliccato due volte sul file ISO se li troverà qui. Per chi invece ha Windows 8 8.1 basterà cliccare due volte sul file ISO e quest'ultimo si aprirà. Comunque, una volta arrivati a questo punto dovremo cliccare su Setup e dare di eseguire il file. Una volta qui selezioniamo Italiano. E ora, una volta premuto OK, partirà una musichetta che io prontamente stopperò. Perfetto, questa è l'unica cosa importante che dovrete fare, ossia andare a scegliere la directory giusta. Quindi, se avete il gioco craccato e non avete modificato la directory, questa sarà appunto la directory che dovrete inserire. Quindi, C Program Files per 86 The Sims 4. Ovviamente per chi durante l'installazione di The Sims 4 non l'ha modificata. Invece per chi possiede il gioco originale, la base originale, dovrà andare a cercare il collegamento appunto a quest'ultimo, che in teoria dovrebbe contenere una slash in più con su scritto Origin, quindi entrare nella cartella di origine e selezionare il gioco The Sims 4. Noi diamo avanti, selezionate tutte queste due spunte se volete appunto il collegamento sul desktop, che è questo, che non cambia icona, e quello qui nella barra start, diamo avanti e infine installa. Io ovviamente non lo installo perché già l'ho installato. Una volta terminata l'installazione, vi si presenterà una finestra di dialogo con due opzioni da spuntare. Voi le spuntate tutte e due in quanto sono dei file necessari per avviare il gioco. Se vi chiederà di disinstallarli, allora state a posto cioè siete sicuri che quei file ci sono. In caso contrario, li dovete installare perché altrimenti il gioco non partirebbe. Una volta fatto questo, troverete la cartella crack con all'interno la cartella game, scusate. È molto importante copiare questa cartella nel posto giusto perché in tutti gli altri video che ho fatto molte persone no, o non eseguono bene questo passaggio o non lo eseguono per niente e quindi rendono vano tutto il download di giga su giga di roba e poi ovviamente il gioco non parte. Quindi una volta copiato questa cartella dovremo andare in disco locale C, programmi per 86 e per chi ha il gioco craccato dovrà selezionare semplicemente la cartella The Sims 4. Per chi invece ha il gioco originale, la base originale, dovrà andare a cercare la cartella di origin e al suo interno cercare la cartella di The Sims 4. Io ovviamente ho quella di The Sims 4 craccato, quindi la apro. Una volta qui
bisognerà fare semplicemente tasto destro e incolla, e ci verrà richiesto di sostituire la cartella game, appunto, che contiene la crack. Voi fate sempre sì, e sostituisci file, in quanto appunto andrà a sostituire i file craccati. Non ho trovato alcun tipo di errore e ho problema. Infatti, una volta eseguito questo, dovrete avviare il gioco dal collegamento che vi avrà creato sul desktop The Sims 4 Get to Work. Infatti, se avvierete il collegamento vecchio, quindi quello che usavate prima per giocare a The Sims 4 standard, il gioco non si avvierà, in quanto appunto bisognerà avviare l'ultima versione di The Sims installata, in questo caso al lavoro. Quindi vi basterà cliccare semplicemente due volte sul nuovo collegamento e il gioco vi partirà. Subito capirete che l'installazione è andata a buon fine, perché vi accoglierà una finestra con su scritto The Sims 4 al lavoro vi dà il benvenuto. E lì subito vi darà tutte le nuove opzioni e tutte le nuove migliorie, appunto, che questa espansione ha portato. Bene, io spero che il video vi sia stato utile. Se lo è stato, vi ricordo di lasciare un mi piace, di scrivere un commento qui sotto, ma soprattutto di iscrivervi al mio canale. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!